Bene ragazzi, ed eccoci tornati qui con questo 49esimo episodio della carriera, seconda parte del mercato e magari poi ci può scappare anche qualcosina in più. Sicuramente la finale di questo trofeo delle stelle europee e sicuramente un gran bel mercato, perché ci sono delle scelte che ho fatto, che ho voluto fare e quindi delle variazioni rispetto al mercato che stavamo facendo. Su tutti ho deciso di non puntare più Pogba. Perché non puntiamo più Pogba? Perché intanto abbiamo trovato un grandissimo centrocampista che è qui il signor N'Golo Kanté, che io volevo prendere come riserva tanto per, ma in realtà può fare benissimo anche il titolare. In più in questo ideale 4-2-2-2 potrebbe anche giocare appunto al centro assieme ad un eventuale N'Golan qualora partisse Pjanic, e anche se Pjanic poi non parte più. Ricordo che qui ci sono due trequartisti oltre che due esterni, quindi potenzialmente potrebbe giocare anche Insigne. Ho pensato invece a molti attaccanti, tra l'altro ringrazio Menzo perché ci siamo sentiti poco fa al telefono e quindi assieme a lui abbiamo concordato varie cose, abbiamo pensato a vari nomi. E tanto per cominciare, dato che io non ricordo la formula per vendere Pjanic quale fosse, vorrei provare a scambiare Pjanic con Varane. Questo perché il Real Madrid nell'episodio precedente ci ha dato tanto filo da torcere, non volevano darci per nessun motivo al mondo Varane. Intanto fatemi spostare leggermente qui la telecamera perché è tutto storto. E quindi stavo pensando che magari mettendoci un bel Miralem Pjanic, che è credibile che vada a Madrid comunque rispetto a che vada a Torino, insomma potremo provare a questa formula. Vedo un attimo le trattative di mercato in modo che ci ricordiamo un po' di cose. Ecco, Pjanic a Liverpool perché c'era arrivata un'offerta secca, mi pare, ok. E poi Wenger alla Aston Villa. Però a questo punto, se noi vendiamo Pjanic al Real Madrid, non possiamo venderlo ovviamente anche al Liverpool. Tutto sta nella risposta del Real. Intanto non posso permettermi di andare su accetta perché rischierei veramente grosso. E quindi aspettiamo qui. Per quanto riguarda il Liverpool, vado su aspetta, così abbiamo qualche giorno in più. 5 milioni qui dell'Aston Villa, alzerei l'offerta a 7 milioni e mezzo. Da ricavare dalla cessione di William Wenger, che comunque ci starebbe perché Wenger è un giocatore che non rientra più nei nostri piani. A questo punto, per quanto riguarda l'attacco, visto che volevamo provare quest'altro modulo oltre a quello con una punta sola, che sarebbe il 4-3-3, stavo pensando a nomi come Bacca, Lacazette, Vardy e Bashuai, che sono tutti giocatori molto interessanti dalle differenti caratteristiche, giocatori particolari. Soprattutto Bacca, perché Bacca penso che nessuno mai l'abbia preso in una carriera, quindi sarebbe intanto un acquisto originale, ma un acquisto secondo me azzeccatissimo lì davanti, che potrebbe darci una gran mano. E quindi io è proprio il primo che vado a cercare, Carlos Bacca, che tra l'altro il Milan non ci regalerà. Perché non ce lo regaleranno? Per il semplice motivo che praticamente è stato lui che ha fatto vincere il campionato al Milan nella passata stagione, e quindi in questo modo potremo anche rinforzarci noi, indebolendo una diretta concorrente per il titolo, e mi sembra una cosa molto tattica da fare. Mi avete detto che un certo Cristiano Ronaldo è in scadenza. Verifichiamo un po'. Contratto in scadenza fra 12 mesi. Sapete che figo che era andarlo a prendere a gennaio gratis per la stagione prossima, che però noi non giocheremo? Ragazzi, che vi devo dire? Un bel CR7 mi emoziona. E volendo io posso puntare 30 milioni. Per il momento non vuol dire che accetteranno 30 milioni, vuol dire che però sicuramente la possiamo trattare un po', Siamo pronti ad avanzare con il calendario per giocare la finale, ma prima arrivano un po' di... Vardy vogliono così poco. Azz. Loro 31 milioni. 31 milioni sono tanti e secondo me non conviene, o forse sì, voi mi direte, perché comunque a questo punto la scelta va tra Bashuai e Bacca. Ci sono tanti pro a favore di Bacca come tanti pro a favore di Bashuai. L'età, ad esempio. Bacca però veramente andremo a indebolire una diretta concorrente. Aspetterei il Milan. Si comincia allo Stade Gerland con la Roma in possesso di palla. Una Roma che finora ha sempre vinto le competizioni estive a cui ha partecipato. La prima volta in finale contro il Bayer Leverkusen 2-0 con le reti di Totti e Salah. Poi l'anno scorso in finale con le West Ham, ricorderete il gol di Higuain nel finale. È iniziata proprio la partita, ma arriva subito un cartellino giallo ai danni dell'esterno del Porto, Corona, per questo fallo
Presentata cattiva su Emerson, Roma con il 4-4-2 con Kanté titolare finalmente, titolare Insigne con Depay davanti, vediamo un po'. Troppo dietro, infatti Aubameyang fatica, non riesce a prenderla. Riparte il Porto con Corona. La porta Corona che poi serve Quintero. Dentro il suggerimento da Sergio che manda Silva, attenzione a tu per tu, Silva! Porto in vantaggio al 61esimo in contropiede, non dovevamo concederlo. Hanno punito, azione rapidissima con un Titi che qui fa male il movimento. Poi Dragoschi che può fare neanche troppo, 1-0 a favore del Porto, che si conferma la bestia nera di questo torneo estivo. Tale, poi Kanté, lascia scorrere e fa male però. Comincia a guardare l'arbitro che fischia alla fine della partita. Diciamo un finale un po' condizionato dal gioco, per il resto quando lo devo dire lo dico senza problemi. Per il resto ottima Roma, devo dire, tranne una sbavatura che ha consentito al Porto di vincere questa finale, che comunque è indolore questa sconfitta, come era stata quella proprio contro questo avversario di inizio stagione. È chiaro che fa sempre piacere alzare un trofeo, però è una sconfitta indolore, ripeto. Sono molto fiducioso per la prestazione, perché ho visto una Roma ottima, una Roma che però deve ancora fare mercato, ricordiamo, quindi tranquilli che per arrivare al preliminare di Champions c'è tempo. Adesso vediamo cosa ci dicono però le squadre, le varie trattative a cui abbiamo pensato. Andrei un attimo sul calendario per vedere quando ci sarà questo preliminare, perché ovviamente è il mese prossimo e di tempo ne abbiamo. Abbiamo quasi un mese ancora prima della sfida contro lo Young Boys, praticamente sì, praticamente un mese o poco meno. Real Madrid rifiuta la trattativa per Ronaldo, ma era prevedibile. Aston Villa per Wenger hanno accettato. Vediamo un po' cosa dice William, sperando che accetti. Loro cosa dicono? Allora, per quanto riguarda il torneo che abbiamo fatto quest'estate, si congratulano con noi. Per carità, sì, abbiamo perso la finale, ma va bene così. Comunque sono soddisfatto, ripeto, del gioco che abbiamo messo in atto. Io insisterei su Ronaldo perché è il mio sogno e rimane il nostro sogno. Quindi andiamo su 40 milioni. E ovviamente non so a questo punto come comportarmi con altri giocatori. Penso che sui 40 milioni dovrebbero cominciare a trattare. Vediamo un pochino, perché so che dovrei aumentare ancora. Però poi non abbiamo molti soldi. C'è sempre la possibilità di chiedere soldi alla società, che ce ne ha di soldi, non vi preoccupate. E soprattutto chiedendo soldi alla società potremo anche alzare magari l'asticella di qualche obiettivo stagionale. E si può fare anche quello, perché ci hanno messo obiettivi abbastanza bassi. Vediamo un po', troppo bassa per il Milan, perché sono interessati a Castan ma vogliono 26 milioni. Quindi magari no, 26 milioni però qualcosa di più glielo possiamo dare. Varane invece non sono interessati a Pjanic, non ci credo mai che non sono interessati a Pjanic. Arrivano, allora vediamo cosa dice la società. Che cosa? a parte il fatto che tu ti stai contraddicendo, perché mi dici che non, cioè prima mi dici i risultati sono scarsi e poi mi dici quindi non te do i soldi così non rinforzi la rosa. Ma poi fino adesso ti sono congratulati con me, non è coerente questa cosa. A questo punto dobbiamo pensare alle cessioni. Allora aspetta. Intanto io devo tornare un attimo sulla società e vedere un po' di cose. Però attenzione, perché allo stesso tempo è arrivata un'offertona per Insigne. Devo pensarci, ma sono disposto a trattare. 40 milioni e Insigne è vostro. Andiamo. Perché comunque, allora, Pjanic lo vogliamo prendere al posto, lo vogliamo cedere al posto di Varane. Se voi mi date, non me li daranno mai, ma se mi date 50 milioni per Pjanic, io posso anche cederlo a voi, così ho i soldi per prendere Varane, per esempio. Quanto è bello quel 100 là sopra. Allora, continuiamo ad avanzare. Quanti messaggi stanno arrivando? Allora, Real Madrid continua a rifiutare, immagino, per Ronaldo. Offerta rifiutata, infatti, per Ronaldo. Poi, Pjanic sono disposti a trattare per 45. Sto quasi 50 però, E loro, no, loro continuano a dire di no. Allora, Pjanic. Dunque. Se io accettassi i 45, 100 milioni. Si tratta di 5 milioni, ragazzi,
Non so. Però. Però vi dico di sì. Vi dico che Pjanic può partire a Liverpool per questa cifra. E vediamo cosa dice lui. Ronaldo rimane un sogno impossibile, va bene, però. Però noi continuiamo a crederci. Perché non dover crederci? 50 milioni. No, vabbè, 50 diventano troppi. No, 50, dai, proviamoci. Proviamo 50 milioni. Adesso. Ovviamente, se per prendere Ronaldo rischio di non prendere o Varane o Bacca, può anche rimanere lì Ronaldo, non fa niente. Però è chiaro che un giocatore in più ci farebbe comodo. Accetta il Milan. Il Real Madrid per Varane dice che è bassa. Ma intanto accetta il Milan e va bene. Andiamo a fare lo stipendio per Carlos Bacca. Sarebbe un grande acquisto Bacca, da non sottovalutare, ragazzi. Da non sottovalutare per niente. Giocatore chiave, questo è il contratto. Speriamo che accetti. Per quanto riguarda il Real Madrid, adesso noi abbiamo ancora in trattativa Pjanic. Però loro ci continuano a dire che non sono soddisfatti, insomma, cioè vogliono di più. 25 più Pjanic. Ovviamente se Pjanic parte questa offerta non ha più senso, e quindi. Cioè se Pjanic parte a Liverpool intendo. E infatti per l'appunto giocatore venduto. Ah no, Wenger, ok. Wenger abbiamo venduto. 7 milioni, buono, buono, altri soldi. Insigne, arrivano a 38, ragazzi. Io gli avevo chiesti 40. Insigne pure potrebbe partire, eh. Insigne pure potrebbe partire. Se io accettassi, è la Madonna. Sì. Facciamo mercato, ragazzi. Facciamo mercato, su, svoltiamo sta rosa. Insigne può partire. Nei commenti fatemi sapere poi se siete d'accordo con le mie scelte di mercato, eh. Però capite, mettetevi anche nei miei panni perché ci può stare. Cioè, secondo me. Stiamo facendo un mercato intelligente per rinforzare la rosa, perché fidatevi che se partono questi nomi poi ne arrivano altri più importanti e più che servono. Bacca accetta. Giocatore venduto Pjanic. Trattativa interrotta per chi? Ah, per Ronaldo forse. O forse no? Ah, per Varane. Per Varane. Adesso ci pensiamo, allora, attenzione. A meno che loro non vogliano più trattare. Adesso vediamo un attimo, perché lì così ci fanno capire. Adesso, dato che è partito Pjanic, abbiamo quasi 100 milioni di euro. Andiamo su Bacca. Quindi, prossimo acquisto della Roma, costato 20 milioni. Carlos Bacca, benvenuto. Tu sei il nuovo numero 9. Colui che ci serviva lì davanti, il 9 vero e proprio. E quindi Bacca si va a prendere il posto. Abbiamo venduto Insigne. Altri soldi. Altri soldi per noi. Altri soldi per noi, signori. Quanti aspettate un attimo? Quanti soldi abbiamo adesso? Andiamo un attimo a vedere. Perché i miei occhi potrebbero piangere. La Madonna, quanto abbiamo! Quanto abbiamo, signori! Abbiamo veramente tantissimo! Tantissimo abbiamo! Bene, 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 bene. Questo sì che è un bel mercato. Allora, adesso qui ci va Odegaard. Ragioniamo. Abbiamo anche Szczęsny, abbiamo Ricci, abbiamo diversi giocatori. Ragazzi, io ci provo. Ci provo, ci provo. Ci ho già provato una volta. Voi direte che cazzo ridi? È perché ho capito niente in realtà, però sto pensando al giocatore che potremmo prendere. Avevamo fatto un tentativo nella prima stagione, avevamo raggiunto un accordo col Bayern Monaco, ma lui aveva detto che non era disposto a tornare per il brutto rapporto con la tifoseria. Adesso ci riproviamo, adesso è rotto. Ma non ci si crede, non ci si crede, non è possibile. Però attenzione! Attenzione, perché paradossalmente è meglio se è rotto, nel senso che sicuramente lo possiamo comprare a meno, e questa è tanta roba. Offro 10 milioni. E se lo compriamo a meno, soprattutto, poi torna a stagione in corso. Noi comunque abbiamo un Titi che è pronto. E poi la grandissima coppia, finalmente, che speravo, sognavo di vederla nella Roma Reale, che è Benassi e Manolas dietro. Detto questo, io continuerei anche a trattare il signor Cristiano Ronaldo, perché i soldi ce li abbiamo, voglio dire. Quindi andiamo un attimo su di lui. Offerta rifiutata, sempre qua, sì. Quindi andiamo su Ronaldo. Invia nuova offerta. Adesso i soldi ci sono. Adesso offro 60 milioni. 65 milioni per Cristiano Ronaldo. Sarebbe un sogno. Sarebbe un sogno pazzesco. Io non so quanti minuti di registrazione siamo, ma tanti, sicuramente. Tanti tagli dovrò fare. Intanto. Troppo prezioso per noi, ma si può ragionare. Attenzione al Real Madrid che ci fa sperare. Il Real Madrid ci fa sperare 121 milioni qua. Però qualcosina in più, sì, dai. 75 milioni. Attenzione che ci fa sperare il Real Madrid. Attenzione,
Attenzione che ci fa sperare, ragazzi, ragazzi, ma prepara Ronaldo alla Roma. Offerta accettata, oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, non è vero! Non è vero che hanno accettato per Ronaldo! Non è vero che hanno accettato per Ronaldo! Mamma mia! No, 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 che adesso rifiuta, rifiuterà, no, non è possibile che andiamo a prendere Ronaldo, mi pare a voi che andiamo a prendere Ronaldo? Cioè, perché la Roma dovrebbe acquistare Ronaldo, dico, no? Non è vero, non è vero, è un sogno, svegliatemi, non ci credo, ragazzi. No, no, le foto, cioè parlo tipo a che cazzo che lì c'ho, parlo a bella FIFA, ciao, ciao a tutti, no, non è vero, no, no, non può essere vero, cioè, non è vero, dai, foto innanzitutto e poi ne parliamo. Allora, abbiamo una squadra dei sogni, ragazzi, io non so che aggiungere. E in qualche modo, magari consigliatemelo voi nei commenti, ma sicuramente dovremo attendere qualche giorno. Potremo concludere anche la trattativa di Mehdi Bennassia. È stato un episodio pazzesco, un episodio al cardiopalma. Io sinteticherò tantissimo. Se dice no, sintetizzerò semmai la partita contro il Porto, perché è stato un episodio pazzesco, veramente. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. In caso lasciate un botto di like, arriviamo veramente a 500 like sotto questo video, sono d'obbligo. Poi, se non lo siete già iscrivetevi al canale, passate in descrizione per i vari link e social, noi ci becchiamo nei prossimi video e bella, regà!